sappiamo. Sansonetti, c'è ancora la sfera verso Caruso. Luca Ramadani, il suo destro con il volo di Regina che nega il vantaggio alla formazione di Cavalli. Fino alla Serie C, passaggio attrezzo da dall'anno scorso, la scelta quest'anno del Muggio. Intanto seguiamo ancora la Cilisone con il movimento di Sansonetti, il suo destro deviato per il secondo angolo pressoché consecutivo da Regina. Tutto pronto per Luca Ramadan, il traversone sul secondo palo e occhio ancora a Regina che salva lo 0-0 con il pallone che probabilmente anzi ha colpito il palo a questo punto e non c'è stato intervento da parte di Regina sul colpo di testa di Romeo. Fino al Bulgaria in eccellenza, Altabrianza in promozione, infine questo è il terzo anno al Muggio, insomma un quarto d'ora praticamente per dire tutta la carriera di Baldo. Nel frattempo abbiamo seguito anche il contropiede della Cilisone concluso con il calcio verso la porta di Regina da parte di Motta. Pallone preciso per Raffaglio sul mancino e poi il tacco da parte di Manuel Personè con la parata di Radicula. Nicola Madan con il sinistro, secondo palo per Brasca e poi Caruso, la traversa di Caruso e questa è l'azione più importante creata dalla Cilisone che non è però passata in vantaggio, ancora 0-0 qui a Verano. Il più lontano possibile, campanella in pressing su Molteni e adesso pallone recuperato dallo stesso Muggio, attenzione al pallone buono per Jacopo Personè, tu per tu con il portiere Jacopo Personè e il gol, la rete del Muggio. Pallone perso dalla Cilisone in posizione davvero pericolosissima, alla fine Jacopo Personè è arrivato dentro l'area di rigore con il mancino, è andato in gol 1-0 proprio sul 45esimo. Fischio da parte di Zamagna che decreta la fine della prima frazione dopo 46 minuti di gioco qui a Verano. Jacopo Personè sta decidendo la sfida, Muggio 1 a Cilisone 0. Luca Ramadan e Sansonetti in barriera, parte Baldo in mezzo con il colpo di testa, la torsione di Manuel Personè, anzi si trattava di Gandini, chiedo scusa, un pallone davvero vicinissimo all'incrocio dei pali. Stagione 2021, Colico in promozione dopo aver preso il posto di Andrea Castellini sulla panchina dei Lecchesi. Intanto la possibilità davvero importante sui piedi di Luca Ramadan, la cui conclusione alla fine deviata in angolo, decisivo ancora una volta Regina. Romeo a sportellate con Monteverde, Baldo e arriva il giallo per Baldo e poi qualche parolina di troppo a mio avviso di Baldo nei confronti del direttore di gara, scatta rosso immediato, Muggio in 10 da adesso. Morabito, attenzione alla pressione proprio della formazione della Cilisone, occhio, occhio, non viene concesso il calcio di rigore, Luca Ramadan a terra sull'attacco di Campanella, non interviene Zamaglia, protestissime della Cilisone. Di tremolata, siamo già dall'altra parte con Manuel Personè, tantissime maglie bianche intorno a lui e poi Cavaliere, la porta di Cavaliere e il 2-0 del Muggio che chiude ogni discorso. La botta di Cavaliere per il 2-0. Adesso siamo dentro al 33esimo. Proprio la parte inferiore della trasversale. Ecco il calcio di punizione bloccato in due tempi da Regina, il tentativo di Bonoldi conquistato da Sansonetti, Bonoldi batte subito, Sansonetti ancora con il destro direttamente in porta, attenzione perché Regina si è salvato presumibilmente con l'aiuto del palo.
un'autorete. 0-0 in questo momento sta, come dicevamo, premiando il Basiano. Intanto seguiamo ancora la serpentina di Monteverde con la conclusione bloccata da Radicula. Il Mugio vince la terza partita del girone 11 di Coppa Italia di promozione, imponendosi non senza fatica e non senza polemiche sulla Cirissone, con le reti nel finale del primo tempo di Jacopo Personè e al 33esimo del secondo tempo da parte di Cavaliere. Ribadiamo il finale: Mugio 2 a Cirissone 0, Mugio qualificato ai 16esimi di finale della Coppa Italia di promozione. Un ottimo primo tempo, peccato per l'errore, all'ultimo secondo del primo tempo, in cui abbiamo lasciato palla loro e sono stati bravi, hanno fatto gol. Va bene così. Stiamo acquisendo una consapevolezza di essere una squadra di personalità, e questo penso che sia la cosa principale. Ce la siamo giocata con le due squadre che sulla carta sono su un altro pianeta rispetto a noi, mettiamola così, in teoria, va bene, adesso mettiamo la testa a campionato. La nota positiva è quella: preferisco essere rammaricato per aver perso per errori nostri piuttosto che capire di essere tanto più debole di loro. Ce la siamo giocata, secondo me, ce la siamo giocata a viso aperto, è stata una bella partita. Primo tempo potevamo far gol, potevamo prenderlo, l'abbiamo preso, e poi dopo nella ripresa è stata un pochettino, forse una partita un po' più caotica, però poteva uscire sia al pari. Sono stati bravi loro a fare il 2-0, un gran gol, e complimenti a loro che andranno avanti. Sì, il risultato secondo me condanna troppo la prova che ha fatto la Cirissone, però l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, quindi abbiamo ottenuto il passaggio del turno, che era quello che volevamo, e quindi siamo contenti. Sotto il punto di vista prestazione abbiamo fatto un po' fatica, però secondo me questo è stato anche merito dell'atteggiamento che ha avuto la Cirissone. Ci ha sorpreso, perché mi hanno molto impressionato, non, veramente, hanno fatto una grande partita secondo me. Sì, quello lo sappiamo. Sappiamo che siamo una squadra forte, però è anche vero che dobbiamo capire subito che tipo di campionato è la promozione, quindi pedalare, lavorare, stare uniti, creare un bel gruppo, e poi dopo, con le qualità che abbiamo, secondo me i risultati arrivano tranquillamente. Sì, allora è sempre importante secondo me passare il turno, perché comunque il mio pensiero è meglio fare una partita piuttosto che l'allenamento, anche perché secondo me serve di più. E poi dà la possibilità comunque a tutti i giocatori di comunque sentirsi importanti, perché poi giocare ogni tre giorni nel periodo in cui c'è la partita di Coppa dà possibilità al mister di ruotare un po', di comunque far sentire tutti importanti, che in un gruppo come il nostro è la cosa più importante.